questo appresso di sinalismo. Abbiamo parlato di open source, abbiamo parlato di condivisione, abbiamo parlato di tutto quello che abbiamo visto questa mattina e che vedremo ancora nel corso della giornata è basato proprio su quella che è la conoscenza open, aperta, condivisa, basata su strumenti impostati su questa filosofia. Il tutto è impostato su quelle che sono le quattro libertà fondamentali del software open source, sancite ancora da Linus Torvalds quando proprio le ha definite all'inizio. Quindi noi ci siamo basati su questi principi, come del resto su questi principi ci sono basate tutte quante le community che ci hanno messo a disposizione gli strumenti hardware e software per arrivare ai risultati che abbiamo conseguito. Esempio che abbiamo indicato per una delle tante distribuzioni utilizzate, abbiamo indicato la Raspberry, Arduino, ma solo per citarne alcune ce ne sono tantissime altre. Qui stiamo parlando un po' di aspetti, diciamo, filosofici, la domanda che ci viene da fare, ma allora questi aspetti filosofici di impostazione di queste community, di questo modo di pensare, come realmente trova concretizzazione in quello che normalmente si fa? Praticamente quello che si cerca di capire come facciamo in pratica ad applicare ed essere coerenti con quelle che sono le linee guida open source. Vuol dire applicare la conoscenza, prima cosa, perché si parla sì di software, si parla sì di hardware open, ma dietro questo c'è conoscenza. Per cui noi dobbiamo applicare questa conoscenza per ridistribuirla a tutti quelli che ne vogliono essere utenti. Chiaramente per fare questo bisogna darci delle regole, deve essere effettivamente capita, utilizzata questa conoscenza. E lo si fa partendo dagli strumenti, scegliendo gli strumenti più adeguati che seguono anche a loro volta queste linee per poterle trasmettere lungo la catena. Qui c'è un esempio, dell'ambiente di sviluppo per Arduino, che ho visto anche subito voi utilizzate molto, che ho anche visto nel vostro lavoro. E quindi vediamo la conoscenza che ci viene messa a disposizione, come possiamo utilizzarla al meglio, per poi ridistribuirla a nostra volta. Esempio. Quando facciamo qualche progetto, non è che ogni volta riscriviamo tutto da zero, utilizziamo già cose di altri hanno fatto. L'esempio importante dei nostri lavori è utilizzare delle librerie che hanno messo a disposizione, in particolare per interfacciarsi con i vari dispositivi di hardware. Cioè quando già abbiamo usato il sensore di temperatura di HT11, quando abbiamo usato SP32 e quando abbiamo usato anche tutto il set di altre interfacce hardware, abbiamo dovuto utilizzare delle librerie di software per consentirci di utilizzare questi strumenti hardware, che sono altri, quelli che vengono chiamati driver. I software e i tools utilizzati per lo sviluppo quali l'ambiente di lavoro Arduino è già predisposto per avere aggiornate queste librerie per poterle utilizzare. Quindi già qua si capisce che lo strumento utilizzato è stato pensato per condividere la conoscenza, perché le librerie che possono sembrare un pezzo di software fine a se stesso, in realtà è una conoscenza messa a disposizione per fare i nostri lavori. Quindi prima di pensare a qualsiasi cosa, vediamo cosa è già stato fatto, se qualcuno ha già messo a disposizione quello che lui ha capito e sviluppato per poterlo utilizzare nei nostri lavori. Quando noi utilizziamo qualcosa, nostro di nuovo, oppure anche di qualcun altro, dobbiamo pensare che ci sarà qualcuno, oggi, domani, nei giorni futuri, che potrà riutilizzare ciò che noi abbiamo fatto, perché di quattro principi fondamentali che abbiamo citato all'inizio, c'è anche quello che il software libero, open source, che noi produciamo, è messo a disposizione di altri affinché lo possano utilizzare, in maniera tale che possano trarre vantaggio dalla nostra conoscenza. Per far sì che questo si possa fare in maniera semplice dobbiamo farci un po' di regole, cioè deve essere effettivamente fruibile questo. Quindi anche il software deve essere scritto in maniera leggibile, strutturata, standardizzata, documentata. Pensate voi, se dovete prendere una libreria per capire come funziona un determinato componente e non è scritto niente, sì, avete tutto quello che funziona, che potrebbe servire, e funziona, non sapete come utilizzarlo, per cui è come non averlo.
perché è una conoscenza prodotta che non trova, che non è in grado di trovare nessuna applicazione solo perché non è stato fatto e pensato all'inizio per essere utilizzata. Quindi dobbiamo sempre pensare che ci sarà qualcuno che deve utilizzare ciò che abbiamo fatto. Quindi ci sono dei piccoli accorgimenti che fanno veramente grandi differenze. Questo qua vale sia nel mondo open source, ma vale anche nel mondo del lavoro, perché quando dovrete lavorare in un team e collaborare con altre persone, queste regole sono altrettanto valide. Ad esempio, qui abbiamo messo banalmente il titolo, quello che è la parte di testazione del software, di una parte del software, di software che utilizza l'NCD per mostrarvi l'altro chilometro. Quindi sono cose banali, ma capire cosa ha fatto il software, quando è stato usato, se è stato modificato, sono proprio informazioni lampo, basi, che ci fanno capire sì, è quello che mi serve, ci do un'occhiata. Ma anche nel sviluppare il corpo del programma ci siamo dati delle regole. Pensate, io sviluppo un pezzo di software, lo do a un mio collaboratore che vada avanti a fare qualcos'altro e magari lo sta facendo anche in maniera condivisa del web con altri strumenti. Cioè, bisogna capire in che parte metto le mani. Ecco che allora delle semplici regole ordinano quello che si sta facendo. Quindi a parte tutta l'intestazione che abbiamo visto prima, definire bene dove ci sono le librerie utilizzate, dove ci sono le costanti, dove ci sono le variabili, dove imposto i dati di setup di vari dispositivi, dove c'è il programma, dove utilizzo delle funzioni, in maniera tale che chiunque ci mette le mani sa subito dove portare le parti che interessano di software. Altra cosa molto importante è commentare il software. Io potrei scrivere un software perfetto, perfettamente funzionante, lo do a un mio collaboratore, non riesce a capire nulla per il nome delle variabili, per quello che dici, che vari cicli fanno all'interno, per cui mi aspetto che ogni riga sia veramente chiara nel suo contesto cosa fa le specifiche istruzioni, per cui commentiamo esattamente quello che fa in maniera tale che chi non conosce possa usufruire con delle buone prassi utilizzate da chi scrive la conoscenza che viene messa a disposizione. Se io dovessi valutare anche a livello lavorativo la bontà del lavoro fatto dal mio collaboratore, questo è un indice di valutazione fondamentale, anche perché velocizza i tempi di sviluppo, velocizza le modifiche, velocizza a correggere gli errori in fase di debugging. Per cui un suggerimento come questo qua veramente fondamentale, ogni riga praticamente deve essere commentata. Qui ci sono anche varie visioni, ci sono ad esempio anche dei moderni, diciamo, software, ambienti di sviluppo, in particolare nell'ente Java, JSON e dicendo, che sono anche chiamati di linguaggi autoesplicativi, nel senso posso definire delle variabili scritte in maniera tale che il nome stesso delle variabili mi dica cosa sta facendo. Sono punti di vista, chiaramente, però la buona prassi è questa: commentate, scrivete e documentate, così sono sicuro che quanto io ho prodotto è sicuramente utilizzabile da altri. A me capita molto spesso, quando vado anche in siti, in blog, di scaricarmi del software che sembra che vada bene, tento di leggere, dopo 5 minuti non capisco niente perché non lo uso e passo per cos'altro, ed è un peccato perché spreco conoscenza messa a disposizione. Sempre buona prassi è spiegare i principi di funzionamento, l'abbiamo visto che prima era molto dettagliata, molto chiara. Se io voglio capire come qualcosa funziona, la schematizzazione grafica è quella che più mi colpisce all'inizio e riesce a darmi l'idea di cosa sto guardando e cosa anche dovrò migliorare, cambiare. Il colpo d'occhio è fondamentale, la prima impressione di quello che vedo è quello che mi fa scegliere se quello che ho sott'occhio mi può andare bene o meno. A livello aziendale potrà anche essere se quello che voglio acquistare o non voglio acquistare. Quindi sono aspetti estremamente importanti. Altra cosa molto importante, sempre a livello di software. Abbiamo detto prima, ok, documentiamo. Prima anche a livello di progetto, devo anche schematizzare il software che faccio. Questo che vedete qui, ad esempio, è un flowchart, un diagramma a stati,
del dosatore che vedete nell'area breaker del fondo. Quindi prima di scrivere software abbiamo pensato quello che stavamo scrivendo, quindi ci sono fatti degli schemi facendo anche qualche piccola simulazione per capire se effettivamente c'erano dei punti critici. Da lì si è partiti a scrivere il software. Chiaramente se io a distanza di anni voglio vedere anche cosa ho fatto e perché, per avere una logica del funzionamento aiuta tantissimo. Poi ci sono altri strumenti che mi dicono e che mi aiutano anche a dare delle rappresentazioni grafiche per spiegare il mio progetto. Uno di questi è un ambiente, anche questo qua, open source, si chiama Fizzing, di vedete anche se siete in movimento, che è un ambiente grafico che aiuta a modellare e progettare, diciamo in maniera molto semplice, quelli che sono prototipi che poi si vanno a sviluppare, tanto che mi simula anche le breadboard. Qui vedete esattamente la breadboard simulata con display LCD, i sensori di temperatura e SP32 e quella che vedete appiccicata al pluviometro sempre lì dell'area verde. Quindi cosa serve? Intanto vediamo come è fatto, ci aiuta a pensare mentre si documenta. Poi chiaramente questo strumento qua ci consente dalla breadboard avere uno schema elettrico che vedete in alto e addirittura può simulare uno sbroglio base di circuito stampato che poi posso realizzare io praticamente oppure tramite i siti avere anche il mio stampato che mi porta a casa. Chiaramente qua si va a livello mistico, si fanno cose estremamente complesse, anche se c'è la possibilità di fare lavori estremamente complessi con altri strumenti, come abbiamo visto Blender per la parte grafica, anche per la parte di progettazione a livello di schema elettrico, PCB, ci sono dei software liberi tipo KiCad che fanno dei lavori egregi a livello professionale e sono usati anche tranquillamente a livello aziendale. Quindi documentarsi vuol dire raccogliere tutte quante le conoscenze per fare un percorso di progettazione a tutti gli effetti. Quindi riassumiamo alcuni esempi che abbiamo già utilizzato, come già citati in precedenza, di vari siti, Arduino, Raspberry, SP2266, Processing, ecco Processing è un altro ambiente legato all'Arduino che mi dà una rappresentazione grafica multimediale delle applicazioni. Poi c'è ovviamente Raspberry, ecco su, da parte Raspberry, una piccola parentesi su un angolino del sito Raspberry che magari non serve di vista. La community Raspberry produce e rilascia gratuitamente e liberamente una rivista del Mac API che è molto bella, è scritta in inglese e alcune edizioni, alcuni numeri particolari sono scritti anche in italiano ed è una rivista proprio legata al mondo maker che descrive progetti, descrive le attività delle community ed è molto utile, cioè sono arrivate a averle fatte oltre 70 numeri. È a cadenza mensile, consiglio vivamente di leggerla perché è veramente molto interessante. Quindi nel sito praticamente del Mac API trovate veramente dei lavori molto interessanti, dei tutorial molto interessanti. Anche questo da rivista che uno può usare in maniera soft oppure da acquistare la copia cartacea anche volendo, è un altro metodo per aumentare la conoscenza. Come vedete ce ne sono tantissimi. Quindi il messaggio che si vuole dare a chiusura di questo percorso di progettazione è quello di far sì che noi usiamo conoscenza open source messa a disposizione, ma dobbiamo essere coscienti che siamo anche noi un mezzo come Linux user group di licenza, ma anche come chiunque lo utilizza, di mettere a nostra volta a disposizione in maniera fruibile la conoscenza che produciamo, affinché non vada posta sprecata. Un'altra piccola parentesi, l'SP2266 che è un piccolo strumentino wifi utilizzato in varie applicazioni anche dell'SP32 che abbiamo visto, ha una sua community e guardate un dato interessante che sotto le statistiche d'accesso, vedete che ci sono nel blog oltre 70.000 post e ci sono oltre 16.000 argomenti trattati, cioè, alcuni possono essere più o meno interessanti di altri, ma lì sicuramente c'è qualcosa che dobbiamo sentire, per cui guardiamolo, contribuiamo, sviluppiamo. Concludendo, noi abbiamo fatto tutto un bel progetto, ne vedete tanti da hardware, però alla fine
affinché tutto non vada perso, noi dobbiamo congelare, documentare. Come lo dobbiamo archiviare, documentare? Ovviamente dovremmo avere i backup dei nostri codici sorgenti, i backup strutturati, sapendo bene come sono distinte le varie lesioni. Le librerie usate per la compilazione, attenzione, è molto importante questo, perché quando voi scaricate una libreria, potrebbe essere che vada bene tutto molto così com'è, potrebbe anche essere che dovete modificarla. In altri casi le abbiamo sempre modificate, o perché il driver dell'MCD era diverso, o perché il pinout era diverso. Quindi abbiamo modificato quelle librerie e devo ricordarmi che l'ho modificata, quindi non posso lasciare la stessa revisione, lo stesso nome, altrimenti quel poco Cristo che lo utilizza pensando che faccia certe funzioni, magari fa dei giorni a capire cosa deve sistemare, per cui documentiamola e saliamo assieme al nostro software sorgente anche nelle librerie per essere certi di riprodurre quanto abbiamo fatto nella stessa maniera. Saliamo anche da scelte di componenti delle schede, da capire in auto com'è, da capire esattamente quel componente com'era nel momento in cui l'abbiamo utilizzato. Saliamo anche schede a blocchi flowchart, quindi vuol dire facciamo un bel pacchettone, facciamo un bel zip e mettiamo a disposizione del server di vari git, quello che c'è, in maniera tale che altri possano trarre positivo vantaggio del nostro lavoro, perché la bontà del lavoro fatto dipende solo dal fatto che funzioni bene, ma anche quanto questo sarà ritenuto utile da altri che lo prenderanno in mano. Per cui, diciamo proprio concludendo questo punto, c'è un'idea, c'è un progetto e si passa da applicare quella che è la conoscenza, quella che noi utilizziamo, la sviluppiamo nella maniera più strutturata ed opportuna, nelle modalità che abbiamo visto, utilizziamo delle buone prassi affinché questo sia possibile e a nostra volta ricondividiamo tutto quello che abbiamo fatto, cioè creiamo un circolo virtuoso che ci consentirà sempre più di migliorare i nostri prodotti e dare vantaggio alle varie comunità che li utilizzano. Grazie.